Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù che in giorno di sabato predica nella sinagoga di Cafarnao, la piccola città sul lago di Galilea, dove abitavano Pietro e suo fratello Andrea. Al suo insegnamento, che suscita la meraviglia della gente, segue la liberazione di un uomo posseduto da uno spirito impuro, che riconosce in Gesù il Santo di Dio, cioè il Messia. In poco tempo la sua fama si diffonde in tutta la regione che gli percorre, annunciando il regno di Dio e guarendo i malati di ogni genere, parola e azione. San Giovanni Crisostomo fa osservare come il Signore alterni il discorso a beneficio degli ascoltatori, procedendo dai prodigi alle parole e passando di nuovo dall'insegnamento della sua dottrina ai miracoli. La parola che Gesù rivolge agli uomini apre immediatamente l'accesso al volere del Padre e alla verità di se stessi. Non così invece accadeva agli scribi, che dovevano sforzarsi di interpretare le sacre scritture con innumerevoli riflessioni. Inoltre, all'efficacia della parola, Gesù univa quella dei segni di liberazione dal male. Sant'Atanasio osserva che comandare ai demoni e scacciarli non è opera umana, ma divina. Infatti, il Signore allontanava dagli uomini tutte le malattie e ogni infermità. Chi vedendo il suo potere avrebbe ancora dubitato che egli fosse il Figlio, la sapienza e la potenza di Dio. L'autorità divina non è una forza della natura, è il potere dell'amore di Dio che crea l'universo, incarnandosi nel Figlio unigenito, scendendo nella nostra umanità, risana il mondo corrotto dal peccato. Scrive Romano Guardini, l'intera esistenza di Gesù è traduzione della potenza in umiltà e la sovranità che si abbassa alla forma di servo. Spesso per l'uomo autorità significa possesso, potere, dominio, successo. Per Dio invece l'autorità significa servizio, umiltà, amore. Significa entrare nella logica di Gesù che si china a lavare i piedi dei discepoli, che cerca il vero bene dell'uomo, che guarisce le ferite, che è capace di un amore così grande da dare la vita perché è amore. In una delle sue lettere Santa Caterina da Siena scrive: è necessario che noi vediamo e conosciamo in verità, con la luce della fede, che Dio è l'amore supremo ed eterno e non può volere altro se non il nostro bene. Cari amici, giovedì prossimo 2 febbraio celebreremo la festa della presentazione del Signore al Tempio, giornata mondiale della vita consacrata. Invochiamo con fiducia Maria Santissima affinché guidi i nostri cuori ad attingere sempre dalla misericordia divina che libera e guarisce la nostra umanità, ricolmandola di ogni grazia e benevolenza con la potenza dell'amore. Angelus Domini nunziavit Mariae. Et concepite Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce Ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est.
et abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut dignificamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angeli nunciante, Christi Fili tui incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Et usque praeta luce ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex omnium Deus usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Oggi a Vienna viene proclamata beata Hildegard Purjan, laica, madre di famiglia, vissuta tra 800 e 900 e fondatrice della Società delle Suore della Caritas Socialis. Lodiamo il Signore per questa bella testimonianza del Vangelo. In questa domenica ricorre la giornata mondiale dei malati di lebbra. Nel salutare l'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, vorrei far giungere il mio incoraggiamento a tutte le persone affette da questa malattia, come pure a quanti li assistono. In diversi modi si impegnano per eliminare la povertà e l'emarginazione, vere cause del permanere del contagio. Ricordo inoltre la giornata internazionale di intercessione per la pace in Terra Santa, in profonda comunione con il Patriarca Latino di Gerusalemme e il custode di Terra Santa. Invochiamo il dono della pace per quella terra benedetta da Dio. J'accueille avec joie les pèlerins de langue française. Dans l'évangile de ce dimanche, nous voyons Jésus parler avec autorité et sa parole, qui nous délivre de l'esprit du mal, nous révèle l'inlassable fidélité de Dieu pour tout homme. Aujourd'hui encore, cette parole nous rend libres et nous invite à sortir de notre silence. L'Esprit Saint que nous avons reçu fait de nous des prophètes. Notre vocation chrétienne nous pousse donc à accueillir et annoncer autour de nous la bonne nouvelle de Jésus. Que la Vierge Marie nous aide à être des témoins intrépides de l'Évangile. Bon dimanche. I offer a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors present at this Angelus prayer. In this Sunday's Gospel, we hear how the unclean spirit recognizes Jesus as the Holy One of God. Let us pray that despite the distractions of life and the apparent progress of evil, we may continue to put our faith in the Lord Jesus, who is the way, the truth, and the life. I wish all of you a good Sunday. May God bless you. Ganz herzlich grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache und verbinde mich in besonderer Weise mit allen Gläubigen, die heute Nachmittag im Wiener Stephansdom
an der Seligsprechung von Hildegard Burian teilnehmen. Sie sagte: Ich weiß sicher, dass es nur ein wahres Glück gibt, und das ist die Liebe Gottes. Alles andere kann erfreuen, aber Wert hat es nur, wenn es aus dieser Liebe stammt, in ihr begründet ist. Aus dieser Liebe hat Hildegard Burian gelebt. Und als Gründerin der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis hat sie Frauen um sich geschart, die bis heute Quelle dieser Liebe sein wollen, um den notleidenden Menschen Hilfe und Trost zukommen zu lassen. Nach dem Beispiel von Hildegard Burian versuchen auch wir, Boten der helfenden Liebe Gottes zu sein. Einen guten Sonntag euch allen. Saluto cordialmente al pellegrino di lingua spagnola presente in questa orazione mariana. En particular a los alumnos del Instituto Diego Sánchez, de Talavera La Real, del Colegio San Antón de Badajoz, así como a los fieles procedentes de Valencia, Cádiz, Ceuta y Jerez. Con el salmista invito a todos a escuchar la voz de Dios y a no endurecer el corazón. Busquemos tiempo para meditar cuanto el Señor nos propone en la Divina Palabra y respondamos a ella con una oración sincera, constante y humilde. De así sacaremos fuerzas para afrontar las dificultades de la vida y servir con sencillez a los que nos rodean, sobre todo a quienes pasan por pueblos diversos. ¡Feliz domingo! Serdecznym pozdrawieniem zwracam się do Polaków. W tym tygodniu święto ofiarowania Pańskiego obchodzimy dzień życia konsekrowanego. Wszczęci się salonikom i zakonnicom za ich posługę modlitwy, czawalność apostolską i charytatywną w kościele, módlmy się o nowe powołania. Niech Duch Święty rozpala w wielu sercach pragnienie całkowitego oddania siebie Chrystusowi w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości. Niech Bóg wam błogosławi. E saluto con affetto i pellegrini di lingua italiana. In particolare, fedeli venuti da Taranto, Bari e Civitavecchia e numerosi ragazzi della Nazione Cattolica di Roma. Con i loro educatori e i familiari. Cari ragazzi, anche quest'anno avete dato vita alla carovana della pace. Vi ringrazio e vi incoraggio a portare dappertutto la pace di Gesù. E accanto a me sono due di voi, adesso ascoltiamo il messaggio letto da Noemi. Caro Papa, prima di tutto vogliamo dirti grazie per il tuo invito, che aspettiamo con ansia ogni anno. Questa mattina noi a Cerrini, insieme agli educatori e alle nostre famiglie, ci siamo svegliati presto e abbiamo portato per le strade della città la nostra gioia e i nostri striscioni colorati, gridando a tutti il nostro desiderio di pace. Come dei bravi montanari,
insieme a tutta la CR d'Italia, quest'anno abbiamo scelto di scalare e superare le montagne delle cose materiali, dei cattivi sentimenti e delle pigrizie che ci separano da Gesù. Dopo la salita della prima parte dell'anno, durante la quale abbiamo conosciuto e scelto di seguire Gesù, in questo mese ci siamo fermati per fare pace e abbiamo sperimentato la bellezza della sosta, riflettendo insieme ai nostri educatori sui temi della giustizia e della legalità, insieme abbiamo capito che Gesù è la vera libertà e che per seguirlo dobbiamo rinnovare ogni giorno il nostro sì, impegnandoci a scuola e in famiglia per rispettare i diritti degli altri e le regole. Abbiamo scoperto che nel mondo ci sono tanti bambini e ragazzi meno fortunati di noi e ci siamo impegnati insieme alla CR di tutta Italia per aiutarli con i nostri risparmi. Finanzieremo la costruzione di un centro di detenzione alternativo al carcere per ragazzi minorenni in Bolivia, vicino alla Paz, che si chiamerà Calauma. Speriamo che con il nostro aiuto possano essere incoraggiate a riconquistare la dignità e la fiducia degli altri. Ascolteremo ogni giorno la chiamata fatta da Gesù a Bartimeo, che ci accompagna in questo anno associativo, ricordandoci come tu stesso ci hai insegnato nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, di non scoraggiarci di fronte alle difficoltà, per continuare il nostro cammino verso la vetta della nostra felicità, sicuri delle tue preghiere e dell'aiuto dello Spirito Santo. Ti chiediamo di pregare insieme con noi per i nostri genitori, educatori e sacerdoti, affinché ci formino a essere testimoni e operatori di pace.
ricordati sempre che la CR di Roma ti vuole tanto bene. Grazie. Niente. Grazie Noemi, hai fatto molto bene. Ed ora liberiamo le colombe che i ragazzi hanno portato come segno di pace per la città di Roma e per l'intero mondo. Allora vediamo come succede. Mamma mia. Vogliono stare nella casa del Papa. Buona domenica a voi tutti, buona domenica. Non è facile.